Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Sto parlando a bassa voce perché giù c'è una persona. Ah, che persona che c'è. Vi volevo far vedere i capelli, ma come sono belli con la luce del sole. Grazie sole per esserci. Guardate come sono belli, cioè il colore è bellissimo, è molto molto più chiaro e anche sono più corti. A me piacciono tantissimo come sono venuti sulla panoramica. Bello, mi piacciono tanto. Fatemi sapere voi se piacciono. Comunque, praticamente adesso andiamo giù. Oggi è una giornata incasinatissima, ho tantissime cose da fare perché praticamente vorrei portare la macchina. Ho chiuso Pupi fuori, ho chiuso il cane fuori. Amore, vieni. Vorrei portare la macchina a lavare, importantissimo. Poi devo fare la spesa perché non ho più nulla, ne ho più il pollo, non ho più nulla. Quindi devo andare a fare la spesa e comprare un po' tutto, praticamente comprare tutto, non ho nulla. E poi dovevo passare per casa perché mi ha chiamato il corriere per casa di mia mamma, però non c'era nessuno, quindi praticamente devo andare a prendermi il pacco, poi magari dopo vi faccio vedere che cos'era. Adesso scendiamo giù. No, dal bidet non esce l'acqua calda, nel bagno giù non fa niente, ci geliamo per far uscire l'acqua calda. Ciao amore, mamma, ciao. Comunque la bilancina poi si è rotta, non funziona. Quanti problemi. Allora, la lavastoviglie, eccola qua. C'è andata, no, c'è andata l'acqua dentro. No, era. E che buffa faccio? Come? Ma quando si aggiusta, me la papino. Quando si asciuga può essere che va? Sì, andiamo, ma c'è, vieni qua, va presto. Come funziona? Non esce zero, no? E poi resta così bloccata. Uffa, devo pesare le cose. Comunque stiamo qua con la lavastoviglie. Una cosa che mi si può fare la mamma mi sta cazziando perché ho sistemato male le cose. Adesso mi vuole spiegare come si usa la lavastoviglie. Andiamo. Spiego? No, spegni. Spegni perché non si può dire che hai da dire delle parolacce. Andiamo, yeah, dici. No, ma c'è un piacere. Tutto sotto sopra, no? Così appoggiato. Tutto girato sotto sopra. Perché altrimenti ci va l'acqua dentro. Ah, tutto sotto sopra. Ragazzi, tutorial su come usare la lavastoviglie. Questa padella così non la puoi mettere in queste condizioni. No, devi mettere l'acqua dentro. Dopo che state andando dall'acqua metta. Oh mamma mia! E che la devi fare questa lavastoviglie? Prima si mette i piatti. Ma a me non mi avevano detto che era così. Ma c'è, però io guarda perché non vengo più. Allora, i piatti si mettono così, guarda. Guardate come si mettono i piatti, così. No, come li hai messi tu. Come li ho messi io. Alla rinfusa, vabbè. Quindi piatti, così uno, in uno ordine. Ok. Le tazze, bicchiere, tutto è qua, sì, però. Dopo così tutto metto sopra. Come li hai messi tu, tutto così. Su, non vengono, non bene. Vengono bene. No, si riempiono d'acqua. Perché devi mettere. Va bene, ragazzi, andiamo dopo. Dite coniugale. Allora, che devi far stare nell'acqua in ammollo. Pure, madonna mia, che te che fa stare no, la stoviglie? Se, se la lavi, se la metti a fa subito non fa niente. Ma se la fai il giorno dopo, è chiaro che non vai per il buio. Già mi sono scucciato, ma ce la torno dietro. Ecco qua, si mette tutto sotto sopra. Tutto sotto sopra, così vedi. Drammatica. Guarda, ma c'è. Ciao. Le vostre mamme sono un po' rompico, insomma, come dire. E mia mamma mi ha boffecazziato. Non no, non vedi più. Comunque vi volevo far vedere una cosa. Mamma, guarda. Ho pulito tutto il frigo, ma. Guarda com'è pulito. Perché loro mi avevano rimproverato, i miei follower. Mi avevano detto che era tutto sporco e ci avevano ragione. Quindi l'ho pulito. Vedete che le critiche a volte servono? Guardate, adesso è tutto pulito. Siete contenti? Yeah. E mo me lo merito un bel like. Dai, ho pulito il frigo, mi merito un bel like. Mamma, io vado a fare la spesa. Ma c'è, ma c'è deve pulire qua o no? E ho visto come si fa. Tutto ma che vogliono da noi? Perché altrimenti non viene bene. Va bene. Questo lo che vuoi fare, lo fare già. Ma ci fa vedere come si fa. E ho visto, guardate, così si fa. Yeah. No, non si mette detersiva, non si mette a roba. Mamma già scende. E aspetta. Oh, mamma mia. No, ma che vogliono da noi? Comunque, praticamente è andata a finire l'acqua nella bilancina qua. E mo praticamente resta così e blocca. Devo farla, devo buttare.
Ma mi dispiace però, papà. Non si può aggiustare. Papi. Eccola. Oh, oddio. Forse no, non lo so. E come? Si deve asciugare. Ah, deve aspettare così, vabbè. Ah, ma la metto al sole. Metodi per aggiustare la bilancina. Metterla al sole. Ecco qua. Come quando scongelo il pollo, la metto qua fuori. Benissimo, questo è un altro guaio. Cioè, questa pianta, non so, perde foglie ovunque. La mia vita è un disagio, anche le mie piante sono disagiate come me. Si è spennata tutta, non so come fa. Gli sto dando acqua. Che devo fare per far riprendere questa povera pianta, mamma? Mammina, scappa, fa freddo. Ma aggiustare con queste chiavi per bambini, queste chiavi per bambini. Ma com'è, si deve aggiustare? Perciò non esce l'acqua calda nel bidet? Sì, si deve togliere il coso. E quando? Si deve pulire. E quando, papà? Lo devi fare. E quando? Tu me lo dici qua. Ma lo fai? Grazie. Ragazzi, ho recuperato il pacco. Adesso lo apro da Amazon, ovviamente. Tutti i miei soldi vanno ad Amazon. Guardate che ho comprato. Allora... ragazzi, aspettate, tacete un attimo. Ho comprato questo qua, che praticamente è la custodia per la mia fotocamera. Evviva! Pure questa l'ho pagata un sacco di soldini, però ci vuole, perché così almeno è bella protetta. E queste qua sono delle tipo delle pellicole, dovrebbe essere queste le pellicole per mettere sullo schermo. Comunque questo è troppo bello ed è fantastico. Devo dire che ne vale la pena perché è originale della Sony, anche se l'ho pagato tanti soldi. E poi praticamente tiene questo fatto che la puoi mettere la fotocamera dentro e usarla così aperta. Non so come spiegarvi, cioè praticamente si stacca questo. Ah, ecco. E non c'è bisogno e di la uso così. Bella, quindi serve per proteggere questo pezzo del fodero, rimane attaccato vicino. Fantastico, ho fatto un ottimo acquisto allora. E mo ce lo rimetto sopra. Quando la poi la devo chiudere, ogni volta ce lo rimetto. Vabbè. Mettetele a uno di tutti i cani. Mia sorella mi ha scritto su WhatsApp. Mettetele a uno, troppo bello. Oh, mia mamma, me la vedete. Guarda, tutti i cani. Bellissimo. Questo mi sembra una nuvola, sto qua. Che succede? Oh, ma guarda i cani. No, l'abbiamo preso per la strada. Era un randaggio. Lo sapevo. Era un randaggio. Ma non esiste un cane con un cuore da chihuahua più puro. Bello, grande, non vuol dire niente la razza. Guarda quanto è bello, perché non è puro come te, mamma, tu pure non sei pura. Che bello. Sei stato squalificato per mancanza di pedigree. No, che tristezza, che non è pedigree. Tu ce l'hai pedigree? La vincitrice. Ma vabbè, ma è bellissimo sto film. Tutti i cagnolini che parlano. Adoro, ragazzi. Oh mio Dio, che carino. Poi questo sembra tua mamma. Mi era venuta un po' di malinconia. Stavo guardando la foto che avevo pubblicato stamattina su Instagram. E praticamente questo collage di tutte le foto più belle del 2016. E sono proprio belle queste foto, bellissime. E niente, un po' di malinconia, però comunque come ho scritto, ho scritto trova quello che fa sorridere il tuo cuore. E l'anno è stato l'anno più strano e difficile di sempre, è vero, ma io ho scelto di viverlo con il sorriso stampato in faccia, che in tutte le foto io sorrido, è fantastica sta cosa. E nonostante tutto, e adesso guardando queste foto respiro forte e penso io questi sorrisi non li dimentico mai, perché comunque vado avanti, però comunque non dimentico nulla, ma proprio nulla ovviamente. E questo è quanto. Ciao 2016 e benvenuto 2017. Lo sapete che il 2017 sarà un anno fantastico, secondo me fu così che finì il mondo. No, vabbè. Però io ho grandi aspettative, le avevo anche per il 2016, ma insomma non so, dai 2017, mandaci tante gioie, gioie. Vogliamo gioie, però ragazze, vogliamo gioie? Cose da fare quando sei triste. Non si porta più piangere, stare male.
ballare. E oggi ho voglia di cazzeggio. Gio, le pare cazzi. Gio, le pare cazzi. Gio, le pare cazzi. Amore, vieni pure tu a mamma. Comunque mi sto riposando 5 secondi proprio prima di scendere e mi sono scaraventata sul letto, sì. Volevo approfittare per dirvi questa cosa perché tante persone nei commenti fanno sempre le solite battutine sarcastiche del tipo ah, adesso che è Natale oppure adesso che è finito l'anno tira fuori Max dall'armadio, torna a casa Max, come loro pensano che tutta questa cosa, di questi problemi che noi abbiamo avuto, di questa crisi eccetera, il fatto che comunque lui non c'è, pensano che sia finto, quando invece davvero non c'è, perché loro si aspettano un ritorno, ma non perché ci sono molte persone che aspettano un ritorno, perché ovviamente sono affezionate a noi e quindi così. Io non dico queste persone, dico altre persone che voglio mettere sempre le stesse voci, come l'altra volta dissero, ah, vi abbiamo visto qua, vi abbiamo visto là, adesso no, pensano che sia nell'armadio, quindi io questa cosa la devo fare. Apro l'armadio. Questo è l'armadio di Max. Apriamo l'armadio e faccio vedere che l'armadio è vuoto, o quasi. È vuoto quasi, perché qua ci sono delle sciarpe, alcune cosine che attendono. Però l'armadio è vuoto. Le grucce sono vuote, quindi non c'è. Non c'è. Non c'è. I ca vostri alla Rovazzi, fatevi i ca che ve ne frega vostri. Si ho appena messo online il nuovo video che è andato online oggi, che quindi per voi è ieri, ossia quello dei vestiti per Capodanno che ho fatto con Nancy. Abbiamo fatto due video, uno sul mio canale, uno sul suo canale, ci siamo divertite tantissimo, poi dei vestitini bellissimi. Questa è l'anteprima del mio video, vi dico solo questo, andatelo a vedere se ancora non l'avete visto. Vedeteli tutti e due, anche quelli di Nancy sono bellissimi e adoro. Che cos'è questo? Che è successo? Chiudi il programma, sei zitto, ogni tanto impazzisce. Comunque adoro in particolare questo rosso, no vabbè. Ma perché ti lecchi la cuccetta, mamma? Non si lecca. La lecchia è buona. Perché la lecchia, mammina? La mangi, la lecchia, che è un gelato questa cuccetta, no? Non si lecca. Oh, non si lecca, mamma, no? Perché la lecchia, mamma? Secondo me perché la lecca? Ma che c'è? Perché la lecchi? Non sei fame? E allora date la pappa. Non dici buona, dici buona, buona. Comunque è troppo bella sta cosa, vi volevo far vedere, perché in tante mi avete detto nel video dei regali che avevo questa maglia addosso, mi avete detto passi la mano sopra, cambia la scritta, no vabbè, io non ci potevo credere, guardate, ho 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 ho, praticamente passo la mano. No, cioè, non aspettate, ho sbagliato tutto il contrario. Passi la mano. Aspettate. No, 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 vabbè, ma non ci credo, ma che figate, cioè, le cose le scopo sempre con ritardo, cioè non ci foste voi io non le scopo. Cioè, bellissima, praticamente questa qua, così è per il periodo natalizio. Passate il periodo natalizio, che uno che cavolo se ne deve fare la maglia ho 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 russa, fai così e diventa no 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 no, perché dopo il periodo natalizio diventa tutto no, perché soprattutto sono finiti i soldi, è finito Natale e quindi no 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 no, vabbè, no vabbè, così è pure più figa. Io vi ringrazio per avermi fatto scrivere questa cosa, perché adoro adoro adoro. Posso fare anche un ho e un no, ho. Oh no, guardate così, che carina. Oh no no. Ragazze, sto andando a fare la spesa, messa la cintura,
Ma io non lo so perché la mia vita è sempre un disagio. È sempre un disagio, di sa, succedono queste cose. Praticamente cosa mi è successo? Ho perso la patente, cioè non la trovo più. Infatti stavo parlando con mio padre, ho detto: mamma, non è che ce l'hai tu? Perché lui a volte si prende i miei documenti, le mie cose per fare le robe. Niente, quindi non so dove cacchio sta questa patente. Sto camminando senza patente. Cosa si fa in questi casi, ragazzi, quando si perde la patente? Non lo so. Comunque guardate i miei capelli al sole con la luce naturale, qui sono biondi, sono biondissimi, sono super chiari e bellissimi. Maria, ti amo. E l'ho baciata prima, l'ho conquistata con un tubo per uscire. Dalla mattina fino a sera siamo stati insieme e stavo troppo bene. Se bene, me l'ha venuta a farmi male da pesce cane. Mi sono fatto otto panini con salame e non te gare. Ti passo il resto del resto. Ho mangiato Maria, ti bacio con gusto. Passo tutta memoria, e lei era finita, finita chissà dove. Volevo tornare a fatto ma pioveva e già il mio cuore si struggeva. Io non ci credo, mi sono ricordata le buste. Prima volta nella mia vita, prese le buste dal cofano. Qualcosa sta cambiando, ragazze. Non sono più un disagio vivente, viva. Adesso prendo anche il carrello. Ma dai, tutto perfetto. Un po' carine queste cose, sono tutte cose sciabbi. Sono tutti molto carini, però questi piacciono particolarmente. Ma non so poi dove metterli, non costano neanche tanto. Adesso li faccio vedere a mia mamma. Oh, che belli, che hanno tutti i cosini a cuoricini, troppo carini. Ma dove lo metto? Fatemi un consiglio, ragazze, voi che conoscete la mia casa. Vabbè, andiamo a fare la spesa che è tardissimo, qua ho un quarto d'ora per fare la spesa. Yeah! Casa, devo sistemarmi tutta la spesa in tipo 5 minuti e fare merenda e volare in palestra. Ho comprato tante verdure, finocchi, pollo, albume, il salmone, croccantini per pupi. Ho comprato anche il pesce spada, yogurt, le uova, la rucola. Ragazzi, ecco, mi sono appena tornata a casa, sono distrutta, sono andata in palestra, mi sono allenata e adesso devo mangiare, sono le 10:30, è tardissimo, devo ancora cucinare. Questo è il bello e il brutto di vivere da sola. Comunque, voglio fare questi qua, guardate, mi faccio prima un po' di pasta, infatti già ho messo la pentola della pasta, degli spiedini di pesce, troppo buoni, c'è il salmone, questo è il salmone, questo è il pesce spada, queste, poi ci sono le verdure e poi i broccoli, per contorno questi me l'ha fatti mia mamma e me l'ha portati e adesso faccio la pasta. Poi volevo far vedere le unghie, perché guardate come sono belle, praticamente non le ho fatte io, che praticamente lei è troppo simpatica, è troppo brava e oggi c'aveva tipo la vena artistica, ha detto io volevo fare qualcosa di particolare, insomma così, e lei mi ha fatto sta cosa, è venuta molto molto carina, infatti è stata contentissima, siamo stati un sacco di tempo, però alla fine poi è venuto bello, ci ho fatto questa specie di luna argento e questo cuoricino, troppo troppo contenta. Io poi quando vedo queste ragazze, insomma, che si mettono tanto di impegno, mi piace proprio, infatti lei era tutta contenta di queste unghie e io ero molto contenta, insomma sono stata fino a 3 ore là, però ero contenta che lei era contenta. E poi no, mi piacciono molto. Adesso mi metto all'opera perché io sto morendo di fame davvero, ragazzi. Mi sono preparata questa pasta, sono tipo casarecce integrali, ho messo un po' di pomodoro, salsa di pomodoro fatta in casa ovviamente da mamma, un po' di zafferano e un po' di questo che è un mix di peperoncino, aglio e prezzemolo, e mo metto l'olio, mo metto un bel cucchiaione di olio a crudo e me la pappo. Buon appetito.
mente, sono distrutta, oh mio Dio. Ero qui che montavo il video e vi giuro, cioè stavo tipo dormendo. Cioè, presente quando... Guarda, oddio, mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. E stavo praticamente addormentandomi, vi giuro. Cioè, presente quando tipo guardi la TV e ogni tanto c'è cioè, l'abbiocco. Cioè, tipo così facevo. Non ho più l'età, cioè è incredibile. Io ho iniziato a fare video, ho sempre fatto le nottate per montare i video, comunque mi è sempre piaciuto. E tipo a volte montavo i video anche fino alla mattina, tipo alle 6, alle 5, alle 6, ma tranquillamente. Adesso è 1:30 e per molti di voi sarà tardi, ma vi posso assicurare che per me non è affatto tardi. Ma mi rendo conto che secondo me non ho più l'età per fare ciò, perché... Cioè, stavo qua a montare il video e facevo così, guardate, c'era la mano sul mouse e facevo... Cioè, incredibile! Cioè, veramente sto morendo, sto crollando di sonno, veramente, però è bello quando la sera hai molto sonno e sei stanca, non lo so. A me piace perché mi sento che ho fatto delle cose durante il giorno, sono stata produttiva, ho fatto, e quindi vuol dire che sono stanca. Devo andare a dormire, ho meritato riposo, insomma, così. Ragazze, io vi mando un bacio grande, vi auguro una buona fine anno, inizio nuovo anno, saremo sempre qui, io e voi, sempre assieme anche nel 2017. Vi voglio tanto bene, approfitto per ringraziarvi per avermi seguito in questi vlogmas, questi vlog giornalieri per tutto il mese di dicembre, ne ho fatti tantissimi. E mi è piaciuta tanto comunque stare in vostra compagnia. Mi piace fare vlog perché è un momento in cui mi sfogo, proprio come anche mia sorella Nancy l'ha detto in uno dei suoi ultimi vlog. Anche lei ha detto questa cosa ed è vero, è proprio come un diario, uno sfogo, ed è molto bello fare il punto della situazione, soprattutto a fine giornata, oltre a farvi vedere, no? Questi momenti in cui concludi la giornata come con delle amiche e parli un po' a delle amiche, un po' a te stessa, quindi è molto bello questo. Vi ringrazio per darmi questa possibilità veramente di guardare comunque dentro me stessa e di esprimermi così apertamente a voi, anche per tutti i fantastici commenti che mi lasciate sempre, veramente pieni di affetto. Mi date consigli, cioè interagite con me attraverso i vlog, perciò i vlog sono belli, quindi continuerò a farli anche all'anno nuovo, e perché piace tantissimo farli. Vi mando tanti tanti baci, sto proprio crollando veramente. Buonanotte, like se vi è piaciuto questo vlog e se ne vorreste altri. No, ma queste unghie sono particolarissime, però sono belle, dai. E guardate anche i video di Nancy, mi raccomando, ci tengo tanto che guardate i video di mia sorella, iscrivete al suo canale, commentate i suoi video e la incoraggiate, perché è veramente una persona che merita. Grazie, ciao. Buonanotte a tutti. Bow bow. When the children play.